Dio è nei cieli e tu sei sulla terra. Paolo De Benedetti legge Qohelet, quinta e ultima puntata. Dolce è la luce. E io dico, è meglio la sapienza della forza. Ma la sapienza del povero è disprezzata. E le sue parole non sono ascoltate. Le parole calme dei saggi si ascoltano più delle grida di chi domina fra i pazzi. Meglio la sapienza che le armi da guerra. Ma uno sbaglio solo annienta un gran bene. Allora, la sapienza di chi non ha la forza, sta dicendo Qohelet nel capitolo 9, è disprezzata, basta un nulla per annientare i suoi frutti. E questo della sapienza sarà un po' il tema di questa puntata, la conoscenza che c'è in Qohelet, cioè nel libro dell'Ecclesiaste, questo libro così il più laico, se vogliamo, di tutta la Bibbia. E soprattutto però, essendo questa la puntata conclusiva, credo che De Benedetti ci aiuterà a trarre un po' il senso di questa lettura che abbiamo incontrato nel corso di queste 5 puntate. Buongiorno Paolo De Benedetti. Buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno, allora l'ultima volta le parole che lei ci ha lasciato come oggetto di riflessione nell'ultima puntata erano sul Qohelet come una porta aperta attraverso cui qualcuno potrà entrare nella Bibbia, qualcun altro anche uscire. E credo che valga la pena di sottolineare ancora questo tema della libertà che è in Qohelet ma che deve essere cercata in tutto il testo biblico. Occorre essere liberi per leggere questo testo? Sì, occorre essere liberi perché tutta la storia di Israele è giocata sulla possibilità che ha l'uomo singolo e il popolo di dire sì o no alle richieste di Dio. L'uomo libero è anche libero nel leggere. Quando parlavamo di entrare e uscire, è un modo, diciamo così, figurato di riprendere quell'affermazione: in ognuno di noi c'è il credente e il non credente. Non solo nel credente, ma anche nel non credente. E questo implica un entrare e uscire, non solo chi entra, c'è chi entra e c'è chi esce, ma ciascuno talvolta entra e talvolta esce. E il Qohelet rappresenta proprio, come potremmo dire, l'oggettivazione letteraria dentro alla Bibbia di questa condizione di entrare e uscire. Entrare e uscire liberamente. Ecco, io insisto su questa cosa che lei ci ha portato, su questo elemento della libertà, perché invece, ecco, poi nei secoli non sempre la storia, perlomeno la storia cristiana, è stata letta come storia di libertà e neppure il pensiero cristiano, perché troppa chiusura dentro i dogmi invece di questa libertà di dire sì o dire no. E allora io credo che le dobbiamo essere molto grati per questo scalzare la chiusura e invece dare respiro alla parola della Bibbia, no? Sì, diciamo che le tradizioni cristiane fino a epoca recente e qualche volta anche oggi hanno considerato la libertà con estremo sospetto. Hanno considerato il dato rivelato, chiamiamolo così in senso tecnico, come qualche cosa davanti a cui non si può che dire sì. E questo è stato aggravato dal fatto che nel mondo cristiano spesso, in alcune chiese sempre, in altre ogni tanto, si è pensato che ci sia qualcuno che dica a che cosa bisogna dire sì. E il Qohelet smonta tutto questo e forse
dobbiamo spiegarci la mentalità del Coelet se noi diamo un'occhiata molto veloce al farsi della Bibbia. Da prima abbiamo, prescindendo dai racconti storici, il blocco dei vari codici, si chiamano così, di leggi, di norme. Poi, il poi può anche essere in parte contemporaneo, ma logicamente un poi. Poi abbiamo la profezia. Dopo la profezia, cessata la profezia, abbiamo la sapienza. E nel mondo della sapienza abbiamo a sua volta uno sviluppo che va dalla sapienza che noi abbiamo già chiamato la sapienza degli antichi, contestata da Giobbe, diciamo acuendosi sempre più fino al Coelet. La sapienza in genere moraleggia molto ed è una concezione sostanzialmente ottimistica, ma l'evoluzione della sapienza termina in questo libro che lascia tutte le possibilità aperte, anche quella di credere, anche quella di credere, ma di credere in un altro modo. Ecco, quindi essere liberi non significa affatto tradire, anzi si tradisce il senso del testo biblico se non ci si sente liberi, se non si accoglie quella parola di libertà, allora. Sì, la libertà che vediamo in Coelet è una libertà estremamente adulta, estremamente adulta. Le fa pensare al mondo adulto di Pietarla Bonhoeffer. Al mondo fatto adulto. Anche se nella Bibbia sappiamo che qualche volta l'uomo è paragonato come un bimbo, sì, a un bimbo in braccio a sua madre. Ma queste, per usare un'espressione rabbinica, queste e quelle sono parole del Dio vivente per un credente o anche per chi legge la Bibbia con occhi, diciamo così, storico-critici di interpretazione di un'epoca. Ecco, allora queste e quelle parole, quindi il sì e il no, l'adulto e il bambino. Sì. Ecco, allora torniamo a quest'idea di sapienza. Allora, l'idea che la sapienza sia vana, quale, cioè è inutile, tutto la può distruggere, non è sostenuta da nulla. Ecco, che valenza assume in Coelet, nel testo dell'Ecclesiaste? La sapienza è un bisogno del sapiente, ben inteso, che non si può approvare solo in vista dei risultati. È un valore in sé, anche se non ha risultati. È un bisogno. La sapienza rimane un valore indipendentemente dai risultati. E Coelet lo dice chiaramente, perché quando dice che le parole dei sapienti, se il sapiente è povero e disprezzato, che tutto è uguale, non è che con questo concluda è inutile essere sapienti. Anzi, comincia dicendo è meglio la sapienza della povertà. È meglio, e non solo, ma il suo ragionamento si potrebbe anche formulare così: per il sapiente è impossibile non essere sapiente. Quindi bisogna accogliere questa che è come una sorta di chiamata, di richiamo, si potrebbe dire. Non solo, ma siccome il Coelet è certamente un aristocratico, le sue conclusioni non gli impediscono di guardare con una specie di disprezzo l'ignorante, indipendentemente anche qui dai risultati della sapienza, che non ci sono. Ecco, quindi allora un valore indipendente, un valore autonomo. Sì. Noi abbiamo sentito prima la fine del capitolo 9, segue, adesso non faremo a tempo a leggerlo, tutto il capitolo 10, in cui qui ci sono come dire, le espressioni della sapienza, ci sono molte sentenze che richiamano, sì, anche, sembrano quasi citazioni dai proverbi alcune, le parole della bocca del saggio procurano benevolenza e così via. Ecco, che cosa sono questa serie di consigli, di formule? Ma io penserei che
avendo iniziato il discorso sulla sapienza, Coelet abbia attinto al, chiamiamolo, al tesoro dei proverbi. Ecco, secondo lei ha attinto direttamente al libro dei proverbi? Direttamente o anche indirettamente, sì. Anche a proverbi che non ci sono nella Bibbia. Sì. Ne ha fatto una specie di sillogi, secondo me non impegnandosi troppo, non solo nel giudicarli uno per uno questi proverbi, ma anche nel creare una specie di svolgimento, una raccolta di proverbi che... Una piccola antologia, sì. Senta, quando dice non dir male del re neppure con il pensiero e nella tua stanza da letto non dir male del potente, come si deve intendere? Come un'accettazione comunque del potere dominante? E qui vediamo come l'epoca di Coelet, almeno come espressa da lui, sia moderna. Cioè è un'epoca in cui l'idea di un re pastore del suo popolo non c'è più. Il re è distante, il potere è pericoloso. Di fronte al potere non c'è il popolo, c'è il singolo che può darsi che discordi dal potere. Quindi qua il potere non è non è vicariante di Dio, ma è un pericolo in più nell'esistenza, di fronte al quale ci vuole cautela come in tante altre cose. Ci vuole saggezza. Ecco. Senta, io su questo tema della sapienza, e poi anche una cosa che sentiamo molto, molto vicina, noi oggi pensiamo che tutto possiamo conoscere, tuttavia avvertiamo anche i limiti della nostra conoscenza. Io sentirei anche Abramo Levi, che deve essere collegato con noi. Buongiorno Abramo Levi. Buongiorno. Buongiorno. Nonostante il nome, bisogna dire che è un sacerdote cattolico, Abramo Levi, è vero? Sì. Ecco, e che vive a Sondrio, è autore di scritti diversi che sono molto molto sottili, la Bibbia fuori del Tempio per esempio, questo è uno altro si intitola Spartiacque, poi c'è uno scritto dedicato al Vescovo Romero e poi c'è un piccolo libro che trovo molto attraente anche per il discorso che stiamo facendo, Il sapore della sobrietà, sul quale magari poi torneremo un attimo. Ecco, secondo lei Abramo Levi il senso del sapere in Coelet, che cos'è? Adesso ne stava parlando Paolo De Benedetti. Cerco di inserirmi alla meglio, sì. Per non turbare l'armonia, come... No, non si preoccupi, non turba. Dice il saggio. Sì. Il sapere per Coelet è un sapere che ha più relazione col vino della cantina, io sono in Valtellina, zona di vini buoni, più col vino della cantina che con i grappoli d'uva sui tralci e sui colli esposti al sole. Un ecco, sapere è, depositato. Ecco, depositato si direbbe, potrebbe dire, una essenza. Io vedrei la sapienza di Coelet così, che si distingue dal grande mondo della sapienza per questa concentrazione. Senta, Abramo Levi, c'è anche a Paolo De Benedetti vorrei chiedere, c'è un nostro ascoltatore che ci ha detto, che ci ha scritto, Nicola Marra, tra l'altro ci ha mandato un libricino minuscolo, grande quanto un pollice più o meno, che lui stesso ha composto, mettendo insieme tutte le traduzioni di Coelet, e dice che leggere Coelet cura la malinconia. Voi cosa ne pensate? Certamente... Può sembrare un po' un paradosso, no? Io lo posso dire per una esperienza che ho fatto, e cioè una volta parlavo a Milano, proprio sul libro del Coelet, e concludevo dicendo che siccome la più grande consolazione che si può avere è di stare nella realtà, il libro di Coelet è un libro consolatorio. Io ho visto delle facce stranite di fronte a questa affermazione. Però uno si è alzato e mi ha dato testimonianza favorevole. Dice, io in campo di concentramento
L'unico libro da cui ho preso veramente consolazione è stato il libro di Coelho. E credo che sia proprio questo, la consolazione che la volontà di Dio comunque è fatta, direbbe Francesco di Sales, oppure la consolazione di stare alla presenza di Dio senza Dio, come direbbe Bonhoeffer. No? Cosa ne dice Paolo di Benedetti? Perché credo che vada un po' anche nel senso che lui ci ha illustrato nel corso di questi incontri. Ecco, cura la malinconia è un'affermazione, o è consolatorio, un'affermazione molto decisa, però diciamo, secondo me tutto dipende, se noi lo consideriamo da credenti dentro la Bibbia, veramente cura la malinconia, perché è come se la Ruach HaKodesh, la Spirito Santo, è femminile lo Spirito Santo, Spirito Santo avesse detto: ma vi capisco, e faccio nascere un libro che è destinato a coloro che non sono per natura allegri e ottimisti. Cioè, e la legittimazione della malinconia, ecco, la legittimazione della malinconia che in qualche modo la cura. Vorrei aggiungere ancora una cosa su questo, che il fatto che Coelet oscilli tra vari pensieri, no? Quello che avevo chiamato la logica dei doppi pensieri, che oscilli tra vari pensieri, ci dice: ma pensa liberamente, pensa sul mondo, su Dio, sull'uomo, con la massima libertà, non aver paura di fermarti davanti a un muro. E pensare liberamente è una grande gioia. Ecco, e quella libertà porta anche, mi sembra, ad arrestarsi alle cose che non si conoscono, che rimangono oscure per noi, no? Anche di questo ci si deve sentire liberi, cioè di non trovare necessariamente una risposta, no? Sì, sì. Non trovare una risposta, un lettore del Coelet, diciamo dall'epoca rabbinica a oggi, ebreo cristiano, direbbe non trovare per ora una risposta. Ma il Coelet non direbbe per ora, perché non c'è un dopo per lui. Noi non, è difficile per noi entrare totalmente nella sua mente, però non è necessario, perché il Coelet è un libro che, come tutti i libri grandi, che a un certo punto lascia la mano dell'autore e cammina per conto suo. Cammina per conto suo. Un'ultima cosa ad Abramo Levi, nel suo libro appunto Il sapore della sobrietà, lei parla di ebbrezza di Dio e sobrietà dell'uomo, che sono due poli che si possono anche scambiare, possono essere reciproci. È sobrio l'uomo di Coelet, Abramo Levi? Io direi che è un esemplare. È un esemplare di sobrietà, se la sobrietà non ha relazione e attinenza immediata con quella che noi chiamiamo l'astinenza. Ma il suo referente è l'ebrietà. Sobrietà è un gradino sotto l'ebrietà. C'è anche negli inni liturgici la sobria ebbrezza dello spirito. Cioè è un'ebrietà fatta in modo da poterla conservare senza che ci siano danni né fisici né spirituali. Quindi questo distillato di saggezza, come lei ci ecco, diceva prima. Un'ultima cosa, noi abbiamo ricordato poca bibliografia su Coelet, perché troppo vasta sarebbe, però c'è un saggio almeno che va ricordato, ed è quello di Enzo Bianchi, in un volume che si intitola Lontano da dove, un volume credo purtroppo esaurito, che era uscito da Gribaudi molti anni fa, è dedicato a 5 libri della Bibbia, uno è dedicato a Coelet, e dice delle cose credo molto importanti. Una cosa che dice è che Coelet può essere considerato un antidoto alla idolatria del nostro secolo. Credo proprio che questo sia uno
dei punti fermi di Coelet, anche se la sua maniera di andare contro l'idolatria è assolutamente senza espressioni chiare. Tutta la Bibbia è piena di contestazione all'idolatria. Alle volte la Bibbia costruisce anche degli idoli per il gusto di abbatterli come il vitello d'oro. Ma appunto, cioè, noi lo possiamo leggere così, De Benedetti. Sì, diciamo che il Coelet si discosta dalle altre polemiche anti-idolatriche. Forse non serviva all'epoca biblica ad abbattere le idolatrie che in qualche modo sono sopravvissute anche al periodo più arcaico. Serve a noi ad abbattere le idolatrie. E tra queste idolatrie, io mi rendo conto che sto dicendo una cosa un po' scandalosa. Tra queste idolatrie, nel mondo religioso di oggi, metterei anche quella continua esortazione alla gioia che ormai ha inzuppato le liturgie, l'omiletica, eccetera. Questa idolatria della gioia, che poi è un'idolatria verbale, perché poi ognuno resta col proprio stato d'animo. Il Coelet non esclude la gioia, non la nega, ma proprio perché la gioia è una possibilità imprevedibile, la rende più preziosa. La prende sul serio e non la svuota. Abramo Levi, lei che è sacerdote? L'idolatria che c'è oggi è proprio questa, che Dio ci conosce, conosce ciascuno di noi, e noi ci rivolgiamo a Lui senza sapere qual è la sua vera relazione con noi. Ecco, noi avremmo bisogno di rileggere quel passo di Matteo che dice: quando tu preghi, entra nel tuo stanzino e, chiusa la porta, volgiti a tuo padre nel segreto, e tuo padre che vede nel segreto, ecco, ascolterà. Cioè, lì non c'è bisogno di mostrare gioia, la gioia o c'è o non c'è. Va bene, allora grazie molte, Abramo Levi, e noi continuiamo però con la lettura di Coelet e cominciamo con il capitolo 11. Iniziamo dal versetto 7 al versetto 10. Dolce è la luce, e agli occhi piace vedere il sole. Anche se vive l'uomo per molti anni, se li goda tutti, e pensi ai giorni tenebrosi, che saranno molti. Tutto ciò che accade è vanità. Sta lieto, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Allora, Paolo De Benedetti, questo passo del capitolo 11 ne segue un altro a cui avevamo già accennato l'altra volta, che è un invito all'azione, al rischio, lei ci diceva, e citava il versetto: getta il tuo pane sulle acque, cioè rischia qualcosa, no? E anche questo forse può un po' sorprendere in Coelet, ma lei ci ha abituato ad essere pronti alle sorprese di Coelet. Ecco, qui entra una parte molto, molto lirica, dolce la luce, appunto, l'inizio, la gioia di essere vivi, anche questo è un valore, allora, l'essere vivi semplicemente. Sì, diciamo, dopo i primi versetti, i versetti che arrivano fino al 6, che sono un'esortazione ad agire, a rischiare,
Questa è una specie di pausa. L'uomo che lavora, l'uomo che getta il pane sull'acqua, eccetera. Ecco, dice anche prima, la mattina semina il tuo seme, ecco. La sera non dà riposo alle tue mani, ecco. Quindi è tutta un'incitazione proprio ad agire. Ad agire, però quando alza gli occhi vede dolce la luce, e agli occhi piace vedere il sole. Il sole è esattamente l'antitesi nella concezione, in molte concezioni antiche, è l'antitesi della morte. Ora qui questo passo è molto importante perché ha un apparente colorito epicureo. Epicureo nel senso volgare, perché Epicuro era quasi una scelta. Sì. Ma in realtà si inserisce benissimo nel sviluppo coeletico. Sviluppo è una parola un po' impropria, perché il Coelet ci ha già abituati con la teoria dei momenti al fatto che può esserci un momento di gioia, e la giovinezza è un momento di gioia. Non è questa esortazione, non è a comportarsi bene da giovani temendo Dio, no, è piuttosto il godere il momento della giovinezza pensando a Dio, perché nella giovinezza è più facile, diciamo così, si hanno più energie intellettuali per pensare a Dio nel modo giusto. Tuttavia questo versetto, sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio, ha una storia molto importante. Le parole precedenti, segui le vie del tuo cuore, eccetera, eccetera, sono in netta contraddizione con un testo dei Numeri, capitolo 15, che esorta a non andare vagando dietro il vostro cuore e i vostri occhi. E quindi i canonizzatori del Coelet erano rimasti molto perplessi da questa contraddizione, ma portò i maestri antichi ad affermare che Salomone, loro pensavano a Salomone, aveva parlato bene, e quindi è stata una specie di tessera di ammissione al canone. Ecco, quindi questo versetto è fondamentale, allora. Sì. E, effettivamente però è contraddittorio questo giudizio di Dio, perché appunto, visto che non vi è un giudizio nell'aldilà e che su questa terra, come ha detto in altri luoghi Coelet, non vi è giusta retribuzione, allora qual è il giudizio di Dio, cioè l'ipotesi di un giudizio di Dio? Ma l'epilogista intende il giudizio di Dio nel senso tradizionale biblico. Se è un versetto invece di Coelet, ma non credo, allora dovremmo attribuirlo al suo oscillare. Quindi a un ripensamento. A un ripensamento, a un'oscillazione sul non si sa niente, ma forse. Beh, sarebbe anche possibile, perché lui dice: quello che io vedo è che non c'è retribuzione sulla terra, però sì. Non si pronuncia mai poi sul intervento. No, poi nel capitolo 12 il cestino. Ecco, adesso lo vedremo, però sì. Le volevo chiedere qualcos'altro. Sì. Intanto lei ha fatto riferimento appunto a un versetto dei Numeri, del libro dei Numeri. Ecco, succede di frequente che ci siano contraddizioni nella Bibbia, cioè che venga detta una cosa e altrove un'altra che almeno apparentemente è contraddittoria. Oh sì. Oh sì. È molto frequente, perché la Bibbia ci rappresenta una religiosità, parola un po' riduttiva comunque, una religiosità in fieri, una religiosità dalle molte voci. La Bibbia non è un trattato di teologia. Per fortuna. Per fortuna, non esita ad ammettere anche, diciamo, stonature, ma non sono stonature, voci divergenti. Sì. Non esita neppure a correggere affermazioni precedenti. Per esempio, quella più classica è che fino a un certo punto Dio punisce le colpe dei padri sui figli, e poi con Ezechiele invece non punisce le colpe dei padri sui figli. Ecco, quindi infieri, lei dice, qualcosa, quindi anche questo rimanda alla libertà
del cercare, del provare, certo, del trovare la propria strada, certo, anche in relazione a Dio. Un'altra cosa ancora su questo dolce è la luce, agli occhi piace vedere il sole. Qui c'è un elemento della gioia, come lei diceva, compare anche un elemento estetico, cioè c'è la bellezza proprio della vita qui. Ecco, nella Bibbia però prevale l'elemento, o almeno è stato letto come un prevalere dell'elemento etico sull'elemento estetico, o non dobbiamo vederli così separati magari? Ma certo il lettore moderno, che ha una formazione alla lontana greca, divide questi due elementi. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che la parola ebraica tov, che di solito si traduce buono, vuol anche dire bello. Cioè, la distinzione netta tra il buono e il bello è accentuata dal lettore moderno. Non c'è dubbio che una bellezza senza positività non è nello spirito biblico, questo no. Ma una distinzione così profonda come la facciamo noi tra etica ed estetica nella Bibbia non c'è. Diciamo, cioè, il buono è anche bello. Sì, e diciamo che gli autori biblici, come gli autori rabbinici posteriori, hanno sempre avuto come scopo non di far cose belle, di scrivere cose belle, ma di scrivere cose, come dire, ispirate alla volontà di Dio. Ma ciò facendo hanno fatto cose belle. Ecco, cioè, ispirato alla volontà di Dio c'è... all'ispirazione divina. Ecco, vi sono dentro questa ispirazione cose belle e buone. Belle e buone. Insieme. Ecco, proseguiamo allora nella lettura dell'ultimo capitolo, ci fermiamo appena un pochino prima dell'epilogo e qui abbiamo ancora un'altra variazione. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle, e ritornino le nubi dopo la pioggia. Quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi, e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste in poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno le porte sulla strada. Quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto. Quando si avrà paura delle alture e degli spauracchi della strada. Quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada, prima che si rompa il cordone d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra com'era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, e tutto è vanità. De Benedetti, qui c'è una serie di immagini che vanno un pochino spiegate, però prima ancora l'inizio proprio del capitolo. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Qui c'è il valore della giovinezza, come lei diceva prima, ma perché bisogna ricordarsi di Dio prima di essere troppo stanchi?
prima che vengano i giorni tristi, dice. Questo potrebbe essere inteso, ma secondo me non giustamente, come un'esortazione a una vita di fede, a una vita di osservanza nell'età in cui è più facile invece deviare. Non credo che voglia dire questo o solo questo. Credo voglia significare, come abbiamo accennato prima, al fatto che nella vita dell'uomo ci sono dei momenti in cui è più facile non ricordarsi di Dio, dei momenti in cui è più facile ricordarsi di Dio. E soprattutto, come avevo accennato, nella giovinezza si ha più possibilità di pensare, perché poi viene una descrizione dell'uomo, del corpo umano come un castello, e si vede che in questo castello il ricordo di Dio è molto precario, non è detto, ma lo vediamo dalle immagini che si accumulano. Certo, questa frase è stata usata con intenti edificanti e ascetici. Ora, che si possa usare in senso edificante va benissimo, è lecito. Però mi sembra un po' riduttivo che abbia solo questo significato. Ma quali altri significati ci siano nella mente di Coelet a questo proposito, io non oserei affermarlo, non mi sento di enunciarne un altro qualcosa preferenziale. Ecco, senta, però allargare l'interpretazione anche fuori Coelet e pensare un po' come Bonhoeffer, cioè che Dio ci vuole nel momento della forza, questo lo troverebbe troppo improprio? No, questo, anzi, Bonhoeffer cita Coelet. Ecco, quando dice al centro del villaggio e non fuori, no? Certo, e anche quando parla dell'uomo che quando è in braccio a sua moglie, insomma, deve godere questo, però senza stare a pensare a Dio. Là dice senza pensare a Dio, ma poi cita Coelet. Sì. Questo ricordarsi del Creatore, ecco, è molto difficile per noi intenderlo diversamente da un'esortazione devota. Ora, io insisto che dobbiamo ammettere che non è un'esortazione devota, ma che cosa volesse dire Coelet in particolare, ogni interprete qui dice la sua. Però, appunto, come lei ci insegna, ciascuno può anche prendere questa esortazione e elaborarla, no? Certo. Ecco. Probabilmente nella giovinezza Coelet pensa che, l'ha detto anche prima, che la teoria dei momenti possa offrire, anche se imprevedibile il momento, possa offrire motivi di gioia, e allora bisogna goderli sapendo che vengono da Dio, da un Dio che non li manda per amore, li manda così. Io penserei a un Dio che è come una fontana che fa spruzzi, e gli spruzzi vanno di qua e di là, vengono dalla fontana, ma nessuno può dire che sono stati diretti in una certa direzione. Ecco, quindi cogliere questa opportunità. Ecco, e poi lei diceva tutta questa, la descrizione che segue, appunto, lei diceva come un castello, no? Sì. Ecco, tutte queste immagini costruiscono, la locusta, il cappero, la lucerna, ecco, costruiscono qualcosa. Sì, il Coelet qui, a mio parere, comincia con delle raffigurazioni simboliche. Per esempio, si attenuerà il cinguettio degli uccelli, l'udito cala. Quelle che guardano alle finestre sono gli occhi. E poi le donne che macinano sono i denti. Però andando avanti, è preso dal fascino delle immagini, e sarebbe probabilmente sviante vedere una corrispondenza tra ogni immagine e una parte del corpo umano o un momento dell'esistenza senile. Ecco. Sì, verrebbe fuori una cosa un po' un ritratto deforme. Deforme e povero. Ecco, invece però il senso di tutto questo è vanità. È vanità. È vanità. Se noi
teniamo presente che poi segue un epilogo, in parte attribuito dagli studiosi al cosiddetto primo epiloghista. Quindi sarebbero due gli epiloghisti. Sì, cioè il primo 9-11 e il secondo epiloghista 12-14, cioè quello che abbiamo già incontrato prima. Sì. E se questo ci sembra, anzi siamo certi che sia dovuto alla preoccupazione dei discepoli di rendere accettabile Coelet anche dagli ambienti ben pensanti religiosamente. Tuttavia il Coelet finisce qui. Finisce come è cominciato. Vanità delle vanità, dice Coelet, e tutto è vanità. Quindi allora possiamo anche trascurare, diciamo, la lettura di questi ultimi versetti. Sì, tranne un punto. Lo dica lei quale. Le parole dei saggi sono come pungoli, come chiodi piantati le raccolte di autori. L'esegesi rabbinica ha visto in queste due immagini il pungolo che fa avanzare e il chiodo che fa star fermo, l'esemplificazione dello studio della Torah che conserva e innova. Non solo, ma è piantato anche l'albero che cresce da frutti. Ora, dicono i maestri di Israele, i sapienti spingono e piantano, vanno di questione in questione, di problema in problema, in questa vita e nella vita del mondo che verrà. È un'utilizzazione non coeletica, ma che io ritengo molto suggestiva. Quindi una legittima interpretazione. Certo. Paolo De Benedetti, siamo arrivati allora in chiusura di questo lungo itinerario e appunto lei ci dice, lei ci invita a riflettere che chiude con vanità Coelet. Ecco, conclusivamente che cosa ci vorrebbe dire? Ma io vorrei fare un paragone. Coelet apre e chiude con la parola vanità. Questo aprire e chiudere con la parola vanità mette in risalto la circolarità del pensare coeletico, sì. Il suo ritornare, sempre ritornare, perché in realtà Coelet è molto attento agli eventi, per esempio quando parla del re, del ragazzo, eccetera, agli eventi del presente ma non alla storia. Tutto quello che accade è chiuso dentro un cerchio e anche i suoi pensieri sono chiusi dentro un cerchio. La conclusione è un ripartire, ma ripartire per compiere un altro giro. Ora, io vorrei accostare in modo un po' ardito questi due soffi. Ricordiamo che abbiamo detto che Hevel è un soffio, un sussurro, a una concezione mistica ebraica secondo cui Dio, quando ha cominciato a parlare, o quando ha cominciato a creare il mondo, ha detto solo Aleph, che è la consonante ebraica quasi muta, quasi senza suono. Quindi un soffio. È un soffio. E allora abbiamo due soffi, abbiamo due soffi. Il soffio di Dio, che dà origine a tutto e governa tutto, e il soffio secondo Coelet, che non possiamo dire vanifica tutto, ma che relativizza tutto. Tuttavia Coelet non dimentica che Dio è creatore, ricordati del tuo creatore. E quindi in qualche modo lui non ce lo dice, ma i lettori di Coelet possono sentirsi accompagnati a una soglia dopo la quale si può anche udire la parola dell'Apocalisse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lei ci ha dato un'indicazione, direi, davvero grande. Allora questa vanità, questo Hevel, che ricorda invece la creazione, il principio e la fine, il principio e la fine delle cose. Bene, io la ringrazio Paolo De Benedetti perché lei ci insegna a leggere insieme con rigore e con libertà, direi. Quindi grazie davvero. E grazie a lei
e io, gli ascoltatori. Io direi che possiamo ringraziare insieme anche Danilo De Girolamo. Molto. Che, ecco. Molto. Quando leggerò Coelet in futuro sentirò sempre la sua voce. È un grandissimo complimento che gli facciamo, ma glielo facciamo volentieri.